Cavalieri del lavoro, signore e signori, abbiamo anche la nostra sindaca con noi, che saluto. Buonasera a tutti e benvenuti a Torino anche da parte mia. Il luogo in cui ci troviamo questa sera racchiude una straordinaria storia che parte dalla metà dell'Ottocento e arriva ai giorni nostri. È una storia che parla di automobili, ma parla soprattutto di innovazione, di visione, di capacità di proiettarsi nel futuro. Il settore dell'auto è sinonimo di progresso da oltre un secolo. Ha contribuito a stimolare la crescita economica e ad aumentare lo standard di vita in tutti i paesi nel mondo. Questa industria è stata resa grande da persone che guardavano al futuro con travolgente ottimismo. Persone che, se anche non avevano tutte le risposte, erano fiduciosi nella loro capacità di trasformare la società. Non potevano immaginare che quell'industria sarebbe arrivata a produrre 80 milioni di vetture all'anno nel mondo, che è quanto si produce oggi. Non potevano sapere che avrebbe influenzato quasi ogni aspetto della nostra cultura e che avrebbe ridefinito il significato di mobilità e di libertà personale. Ma quelle persone capivano che stavano cambiando il futuro e lo stavano facendo in meglio. Da ex ufficiale di cavalleria, anche il fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli, aveva intuito che l'auto sarebbe stata la cavalleria del XXI secolo. Sono convinto che questo settore possa applicare oggi lo stesso spirito coraggioso e visionario per affrontare le sfide di questo nuovo secolo. Siamo alle soglie di una profonda rivoluzione nel mondo dei trasporti, forse la più grande da quando l'automobile ha sostituito cavalli e carrozze, che potrete vedere stasera. Ci sono almeno due forze di innovazione e cambiamento profonde che stanno trasformando l'auto tradizionale. Da una parte la guida autonoma e dall'altra nuove forme di propulsione emergenti che portano verso un mondo senza emissioni. Queste sono alcune delle sfide più significative che abbiamo affrontato anche nel nostro piano strategico presentato il 1 giugno a Balocco qui in Italia. Questa sera vorrei incentrare il mio intervento proprio su queste tecnologie e come in FCA intendiamo usarle. I benefici che possono derivare dalla guida autonoma sono moltissimi. Le auto che si guidano da sole possono aumentare la nostra sicurezza, ridurre il traffico e potenzialmente azzerare gli incidenti causati da errore umano. E possono anche offrire un nuovo livello di indipendenza e di qualità della vita per le persone anziani e disabili. Secondo uno studio della Commissione europea, circa 70 persone oggi perdono la vita ogni giorno in Europa. Il 30% a causa di un guidatore in stato d'ebbrezza, ma c'è un numero crescente dovuto a distrazioni soprattutto legate ai telefonini. Se non dovessimo più guidare o guidare diversamente, avremo anche un recupero di circa 2 ore al giorno da dedicare ad altro. Questi vantaggi sono evidenti. Ma ovviamente ci sono ancora tanti progressi tecnologici da compiere per arrivare a quel traguardo. Quando uno parla di queste tecnologie per un sistema autonomo,
Bisogna in realtà distinguere tra quello che è la guida assistita dalla guida autonoma. La guida assistita sarebbe come andare dalla Terra sulla Luna, la guida autonoma è come andare dalla Terra su Marte, in termini di difficoltà tecnica. Noi siamo impegnati su tutte e due, vogliamo sia andare sulla Luna e anche andare su Marte. Offriamo oggi diverse tecnologie di ausilio alla guida con la nostra gamma prodotti già in commercio e la maggior parte delle nostre vetture in futuro avranno la guida assistita, a cominciare dai modelli premium. Per assicurarci di restare all'avanguardia, continuiamo anche a collaborare con tutta una serie di attori nel settore automobilistico e tecnologico. Abbiamo una partnership importante con BMW, ma anche con Aptiv, società all'avanguardia della componentistica, proprio in modo tale da essere sicuri che i nostri modelli sempre di più hanno tutto quello di cui c'è bisogno come guida assistita. Abbiamo invece sulla guida autonoma una leadership oggi rispetto a tutti i nostri concorrenti. Noi siamo già arrivati su Marte. Siamo l'unico costruttore al mondo con la Pacific Waymo ad avere oggi un prodotto sulle strade che è totalmente autonomo. La nostra partnership con Waymo, che è la società di Alphabet, parte del gruppo Google, dedicata alle vetture autonome, e da tanti anni stiamo lavorando con loro e proprio quest'anno abbiamo annunciato che faremo insieme più di 60.000 macchine autonome. Forti della nostra posizione di leadership che abbiamo già oggi nei servizi di mobilità guida autonoma con il nostro partner Waymo, noi intendiamo mantenere questo primato anche in futuro. L'altra grande forza di cambiamento che stiamo vivendo è legata all'emergere di una coscienza collettiva sull'effetto che le emissioni di anidride carbonica hanno sul cambiamento climatico. Questa importante coscienza ambientale sta spingendo sempre di più a cercare di ridurre la dipendenza da quelli che sono i motori a combustione come li abbiamo conosciuti. Tutti sappiamo che questa sfida ambientale e sociale ci deve permettere di ridurre nei prossimi decenni questa dipendenza che abbiamo dal petrolio. Il settore dei trasporti pesa il 14% delle emissioni di gas a effetto serra e se uno guarda alle automobili rappresentano metà di quel 14%, dunque 7%. E dunque abbiamo un ruolo importante, però siamo anche agenti con tanti altri, come per esempio il settore delle costruzioni o il caldo freddo che inquina da un punto di vista di emissioni di più del nostro trasporto. Credo che quello che sia importante proprio nel ragionare in maniera più complessiva è capire il ragionamento della catena, da come si produce l'energia a dove si consuma l'energia, che viene chiamato well, dunque dal pozzo, to wheel. E un esempio virtuoso è il Brasile, dove noi siamo leader di mercato e da tanti anni stiamo lavorando in maniera ad avere un sistema paese che riesce ad affrontare queste sfide in maniera positiva in tutte le sue componenti. Noi abbiamo una gamma completa di veicoli flex fuel che usano combustibile a base di etanolo derivante da canna da zucchero. Questa è una tecnologia che abbiamo introdotto e sviluppato proprio noi in Brasile
ed è diventato oggi lo standard che tutti i nostri concorrenti utilizzano. L'uso di etanolo, che è uno dei pilastri del piano energetico del Brasile, grazie alla vasta disponibilità di canne da zucchero, produce benefici a più livelli. Favorisce l'agricoltura totale locale, permette una forte riduzione delle emissioni e ha anche reso il Brasile l'unico paese al mondo con un'alternativa concreta oggi al petrolio. L'altro approccio su cui molti sono focalizzati, che è legato specificamente all'automobile, è quello che è chiamato tank to wheel. E questo si riferisce a come l'automobile, e dunque non a tutto il sistema, possa ridurre le emissioni. La nostra esperienza è un'esperienza importante ed è legata alla nostra esperienza in California, che nel mondo è il luogo in cui sono più stringenti le normative. 6 anni fa abbiamo lanciato proprio lì la 500 elettrica e le richieste sono proprio zero emissioni. Questa nostra automobile, la 500 che tutti voi conoscete, però in versione californiana, è stata inserita nelle 10 migliori macchine elettriche al mondo. E la Pacifica, di cui vi parlavo prima, che è oggi l'unica macchina completamente autonoma, è il modello al mondo che è stato anche nominato come miglior minivan per le sue capacità elettriche e ibride. Noi siamo già presenti su queste tecnologie e intendiamo continuare questo percorso. Le soluzioni tecniche che stiamo sviluppando ci permetteranno di stare al passo con tutti i requisiti normativi in tutte le regioni in cui operiamo, dalla Cina, che sta diventando sempre più cosciente di quanto sia importante il proprio ambiente, all'Europa, agli Stati Uniti, al Brasile. E proprio in Italia, come abbiamo annunciato il 1 giugno, intendiamo lanciare una famiglia 500 verde, che sia rispettosa dell'ambiente, con motori ibridi e elettrici. E queste vetture saranno all'avanguardia di quanto verrà fatto in Europa. Come vedete, il futuro ha in serbo altri cambiamenti e nuove sorprese, ma noi vediamo questi cambiamenti in maniera estremamente positiva. Il luogo in cui ci troviamo questa sera, in fondo, è un esempio del coraggio che uno deve avere. Rende omaggio allo spirito dei tanti pionieri di un secolo fa che stimolarono le trasformazioni e con esse il futuro. Già al tempo le alternative a disposizione erano tante, come tante erano le possibilità tecniche. I più grandi imprenditori del secolo scorso potevano scegliere tra auto a vapore, auto elettriche e motori a scoppio. Se voi guardate al bilancio della Fiat, il primo bilancio, c'è anche in magazzino una vettura elettrica. Però le scelte tecnologiche debbano essere fatte nei momenti storici e devono essere fatte le scelte giuste. Noi ci troviamo in una fase di transizione simile, dove ci è chiesto di immaginare il futuro e di avere il coraggio di innovare. FCA può contare su un'estensione geografica globale, su una ricchezza di marche che è unica nel suo settore e su un'ampiezza della nostra gamma che è straordinaria. Ed è anche grazie a questa posizione di forza che siamo pronti e soprattutto entusiasti di questa nuova sfida che il nostro settore dell'automobile ci offre. E intendiamo affrontarlo con lo stesso spirito coraggioso e soprattutto visionario del passato, continuando a farci guidare dalle parole
di mio trisnonno, il fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli, che disse: soprattutto bisogna guardare sempre al futuro, antivedere l'avvenire delle nuove invenzioni, non aver paura del nuovo, cancellare dal proprio vocabolario la parola impossibile. Grazie a tutti. Il Museo dell'Auto Nazionale, dove siamo questa sera, è il museo più importante al mondo per la sua collezione storica. Dunque, avendo parlato del futuro, quello che è bello questa sera, prima di passare a tavola, è che avrete la possibilità di vedere come è stato il passato e come si è proprio la transizione da quando si andava con le carrozze alle prime automobili. Grazie, grazie tantissimo per avermi qui questa sera con voi.